Attimo. Buonasera, dottor Baroni. Finalmente, dopo un po' di tempo e dopo che lei ha accettato il mio invito, stasera per i nostri telespettatori che ci guardano sul canale di Accademia Libertà, abbiamo lei. Tra l'altro, come le ho già detto telefonicamente, io ho più volte parlato di lei e dei suoi lavori. In sostanza, io la presento brevemente, poi chiaramente lei aggiungerà qualcosa se la dimentico. Lei ha lavorato per la RAI diversi anni, è stato corrispondente, è andato anche all'estero, è stato uno dei primi testimoni della massa migratoria albanese verso l'Italia, la famosa operazione del Pellicano che è successo alla fine degli anni 80, inizio anni 90. In più lei si è occupato anche di storia dello scorso secolo, in modo particolare sulle vicende della Seconda Guerra Mondiale dell'Italia e sulle cause, una delle cause della sua sconfitta, e ha scritto anche altri libri inerenti alla famosa casa, alla fabbrica di aeronautica a Caproni, la famosa casa di aeronautica Caproni. Poi ha fatto anche un libro sulla nota triste vicenda dell'Uno Bianca e altre cose ancora che poi lei ci dirà. Io stasera l'ho voluto ospitare su questo canale perché la cosa importante per farla conoscere appunto a chi ha ascoltato molti dei servizi di cui spesso ho parlato di lei, e volevo parlare stasera di come lei ha fatto quell'inchiesta scoprendo tutte le cause di retroscena di quella che è stata la più terribile e umiliante sconfitta dell'Italia, la sua storia unitaria, cioè quella della guerra mondiale, che una sconfitta che ha molte retroscena che adesso lei ci racconterà. Per la cronaca, io voglio ancora ricordare alcuni libri importanti sul tema, incominciò con La patria venduta, La fabbrica della sconfitta, poi abbiamo ancora prodotto Il generale nella polvere, poi ancora La vittoria tradita, I condottieri della disfatta, per l'editore Settimo Sigillo, poi per l'editore Greco e Greco. Ricordiamo ancora due lavori fondamentali: La guerra del radar e L'8 settembre, Il tradimento. E poi ha fatto ancora altri articoli, altre cose. Io le volevo fare una breve storia per far capire ai nostri ascoltatori che è questa. Io e lei ci conosciamo, penso, Sì, da circa una decina come d'anni no? più o meno, vero, dottor Barone? Cioè, tra una Sì, telefonata e qualcos'altro, ma come ecco, no? io volevo solo a questo punto qui una coincidenza, perché io alla fine degli anni 80, quando lei già lavorava su queste opere e andava a intervistare alcuni militari ancora viventi, che allora ancora viventi, che durante la guerra erano dei giovani ufficiali, parlo dell'ammiraglio Luigi Donini, che lei ha intervistato, se non erro, nel settembre dell'88. Beh, io proprio alla fine degli anni 80, i primi inizi degli anni 90, 90-91, mi imbattei un signore che si chiamava Arturo Sedenari, di Casalmaggiore, provincia di Cremona. E un giorno, parlando a tavola, eravamo a tavola a pranzo, si parlava appunto della sconfitta dell'Italia. Io certamente dissi: ma noi eravamo impreparati, andammo lì in quelle condizioni, eccetera, eccetera. E lui mi disse che praticamente io stavo dicendo le sciocchezze, e mi disse, ma e mi raccontò della retroscena. Perché lui, alla metà anni 70 o poco più avanti, lui conobbe un artigliere, un esperto di artiglieria navale italiana che fece la seconda guerra mondiale su una corazzata italiana, non so se sulla Littorio o sulla Cavour, non so bene. Il quale tecno artigliere disse che lui ebbe prova che, diciamo, le ogive dei nostri cannoni non erano fatte proprio in maniera, diciamo, conforme alle regole, perché portavano i colpi fuori bersaglio. E mi parlò di prove tecniche di tradimento. Questo, ripeto, avveniva proprio nel 90-91, quando io e lei lo ignoravo. Poi questo discorso, questo signore, continuò per parecchio tempo. A un certo punto, nella prima metà degli anni 90, io dissi a Sor Denaro: ma senti un po', ma perché non metti per iscritto queste cose? Visto che lui portò diverse documentazioni, tra cui questo tecnico artigliere della Furia della Marina Italiana, dopo la metà degli anni 70, fino all'inizio degli anni 80, collaborò addirittura con il giornale di Montanelli, scrisse degli articoli. Io me li andai anche a leggere, tant'è vero che li conservo in un'altra casa che ho, due o tre pagine, in cui citava queste, diciamo così, anomalie tecniche che appunto non permettevano ai nostri calibri di centrare bene
il bersaglio. E allora io dissi a Sedenari, ma che se era il caso che facevo libro, lui fa: no, io non posso. Allora qui siamo nel 93, 93, 90, sì, 93, 94. Io disse: speriamo che qualcuno faccia questa cosa, che qualche giornalista, qualche storico si renda conto, vada negli archivi a scavare e a tirar fuori queste prove. E lui mi disse: sarà un lavoro durissimo perché bisogna dagli archivi, delle industrie, di qua, di là, e dice: non sarà facile. Poi verso il 95, sempre ricordo, io mi trovai per caso, mi incuriosì un titolo in un libro, La Patria Venduta, e l'autore era lei, Piero Baroni. Così che io ho preso questo libro e cominciai a leggerlo. E lì, insomma, mi resi conto che c'era, insomma, che forse avevo trovato lo storico, quindi in questo caso lei, che si poteva occupare della cosa. Ma poi il libro che proprio fu, diciamo, che fece scattare la molla della mia curiosità di approfondire le cose, fu proprio La Fabbrica della Sconfitta, in cui la sua inchiesta, ancora oggi c'è gente che ne parla, di qualcuno dei miei amici che conosco io, ma non solo, anche di quelli che ho conosciuto tramite questo canale che l'ho prima citato, Accademia della Libertà. Ho conosciuto delle persone che hanno riferito, che hanno letto questo libro e che hanno trovato il libro pertinente, assolutamente molto chiaro. Ci sono prove tecniche, infatti poi loro hanno saltato indietro, hanno visto che negli anni 30 noi producevamo cose veramente all'avanguardia per quanto riguardava, diciamo così, l'industria civile. Invece nella industria militare eravamo assolutamente deficienti, cioè proprio, diciamo, indietro. Anche se il signor Artuso Denari mi fece il caso dell'esempio di Italo Balbo, e lui mi disse: fino a quando Balbo fu a capo dell'aeronautica militare, la legge aeronautica, fino alla nostra aeronautica era tra le primissime al mondo, ma quando Balbo fu mandato via e poi diventò governatore della Libia, la nostra aeronautica rimase indietro e tutte le innovazioni vennero bloccate. Lui mi parlava di questo tecnico di tradimento, finché, ripeto, col suo libro, poi il secondo che fece dopo la Patria Venduta, quindi, come detto prima, La Fabbrica Sconfitta, si accese in me una grande curiosità e fui contento che lei fece questo libro, tanto è vero che poi da allora cominciai a cercare di lei e dopo un po' di tempo l'ho contattata al telefono, così siamo parlati, poi ci siamo anche, si guarderà, 2 anni fa lì a Roma. Allora, quello che le voglio dire, professor, dottor Barone, è questa: come nacque questa sua inchiesta? Cioè, lei, cioè, diciamo così, io so benissimo che lei è un uomo libero, non ha tendenze politiche particolari, quindi lei è un ricercatore serio, io l'ho letto anche le sue opere, tra l'altro vorrei ricordare che su Amazon sono reperibili altri suoi lavori, ancora La Fabbrica della Sconfitta, un'altra edizione che ha fatto, poi vorrei parlare ancora un altro suo lavoro bellissimo, Pigolatura di Guerre, che le ha fatto ancora, e altri lavori ancora che si trovano su Amazon. Quindi se uno su Amazon scrive il nome Piero Baroni troverà altre opere. Questo va detto perché sono meritevole di questa attenzione. Quindi dicevo, lei come partì con questa sua ricerca? E, diciamo, qual è stato l'indizio che le poi l'ha portato a, secondo Allora, me, a mettere signor proprio la Croce, parola io fine su quello che ho sono ascoltato vergognose con molto retroscie dell'aeronautica sconfitta? interesse quello che lei ha Prego. detto sino ad Signor ora. Croce. Ci sarebbe già tanto da Ho dire e da, ascoltato diciamo, con molto completare interesse su quello che quello lei che ha lei ha fatto, detto questo sino ad canovaccio ora. che Sì, lei sarebbe ha già steso tanto da qua dire tra da, lei e diciamo, me e per completare chi su quello che lei ha fatto, gentilmente questo vorrà canovaccio che ascoltarci. lei ha steso Guardi, io le qua posso dire tra questo. lei e me e Io per sono chi un vecchio giornalista gentilmente vorrà perché ho ascoltarci. quasi Certo. 78 Guardi, io anni le posso dire compiuti, questo. Io sono un vecchio quindi giornalista perché ho sono più vicino agli quasi 80 che ai 78 anni 70, va compiuti. bene? Li porta Quindi sono. benissimo, complimenti. Io le facevo Vabbè, questa lei è molto domanda. cortese, Sono ma un vecchio giornalista la dell'80 verità è quella che e dei è. 70, Allora, va bene? Beh, per me ne dimostra almeno di io cenno. sono Va un bene, lei è molto giornalista cortese. No, 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 ma professionista, la verità. un ex E sono inviato convinto che anche speciale l'ascoltano e per di la guerra conferenza. della RAI, del Sono giornale convinto radio della RAI, che l'ascoltano per la conferenza. Un ex e inviato ho speciale e di fatto guerra alcune della cose, RAI, del giornale diciamo radio così. della RAI. Io Sì. sono cresciuto in una famiglia, la famiglia Ho Baroni fatto appunto, alcune che ha cose, delle diciamo tradizioni così. militari Io sono cresciuto in piuttosto, una diciamo famiglia, così, di Baroni significative, appunto, se mi permette che ha delle l'espressione. tradizioni Allora, militari mio piuttosto, bisnonno, diciamo così, Caloandro significative, se Baroni, mi permette prego, era un l'espressione. ufficiale superiore dei Mio bersaglieri di bisnonno, Luciano Manara e Caloandro Baroni, combatté era un ufficiale la prima superiore guerra dei di bersaglieri di indipendenza, Luciano Manara. la Ah, difesa di Roma e nel combatté 1849 la guerra di e indipendenza, precedentemente in la Val difesa di Camonica Roma combatté contro gli austriaci 1849 nell'interregno e della prima guerra di precedentemente in Val indipendenza. Camonica combatté
quindi sono cresciuti in questo ambiente che era un ambiente di militari, come era allora, di militari e di religiosi, e poi di ingegneri. Stranamente i baroni sono stati tanti, tanti, tanti ingegneri. Io no, io non sono un ingegnere. Io ho fatto studi economici, avrei potuto fare il commercialista, forse avrei guadagnato di più. Comunque, io volevo fare il giornalista e sono riuscito a fare il giornalista, che è la cosa migliore, essere un inviato speciale. Io sono stato un inviato speciale e di guerra, quindi ho visto tante cose dal vivo e le ho raccontate. Ora, il problema è questo. In casa mia, nella villa della patrizia, della famiglia, chiedo scusa, c'era una grande biblioteca. Allora io naturalmente mi sono, essendo il paese piccolo, perché il paese si chiama Sovere, in mezzo alle montagne del Bergamasco, quindi c'erano pochi svaghi, e quindi io mi sono andato a vedere le immagini, perché c'erano delle collezioni bellissime della Domenica del Corriere, e quindi io mi sono arricchito moltissimo su queste immagini. Poi sono passati degli anni, la vita chiede determinati sacrifici, a un certo punto la mia famiglia è andata a Carte 48 a seguito della guerra, e quindi purtroppo è stato un peso notevole. Poi a un certo punto io mi sono sganciato, mi sono messo per conto mio, diciamo così, no? Ho finito gli studi, ho frequentato all'Università di Urbino la Scuola Superiore di Giornalismo, che ho concluso brillantemente, e lì ho conosciuto mia moglie, che purtroppo ho perduto un anno fa, e quindi adesso io sono solo praticamente. Quindi, e mano a mano che sono andato avanti negli anni anche come giornalista, ho conosciuto personaggi, fra cui per esempio Caccia Dominioni, ho conosciuto il conte di Caccia Dominioni, personaggio straordinario tra le altre cose. Comunque a un certo punto io mi sono, così, ho letto moltissimo questi, anche della Seconda Guerra Mondiale, e a un certo punto mi sono posto delle domande, mi sono detto: ma eravamo così cretini? Eravamo così incapaci? Eravamo così stupidi? E allora a un certo momento ho cominciato a concentrarmi su un paio di argomenti, e ho capito che bisognava fare delle ricerche piuttosto approfondite. Intanto io, come giornalista, come inviato, frequentavo molto gli ambienti militari, e quindi con i militari sono andato in giro per il mondo. Io ho partecipato a missioni in Medio Oriente con i carabinieri, con la Marina Militare. Io sono stato a bordo di quasi tutte le navi da guerra italiane, e facevo servizi per il giornale radio da bordo delle navi. Sono sbarcato con i marini, è inutile che adesso stia raccontando, ne ho fatto il peggio di Bertoldo. Quindi lasciamo stare, arriviamo al dunque. Il dunque qual è stato? Che a un certo punto, a Bari, molti molti anni fa, sono scivolato in camera d'albergo e mi sono fratturato un piede, e sono rimasto ingessato, hanno dovuto ingessare due volte, e quindi a questo punto sono rimasto lì, non potevo andare al giornale perché in quelle condizioni non mi potevo muovere. A questo punto mi sono messo a scrivere il primo libro, che è intitolato Generali nella polvere. Perché? Perché avendo studiato la documentazione, avendo visitato all'ufficio storico dell'esercito i vari documenti, i vari, diciamo così, raccoglitori, no? questi raccoglitori tenuti malissimo, eccetera, con tutti i documenti, con tutti i documenti preziosi. Parentesi, tenga presente che sono passati 70 anni praticamente, quasi dalla fine della guerra. Gli archivi delle forze armate non sono ancora ordinati, non sono ancora microfotografati, non sono ancora accessibili via internet. Basti dire questo, quindi non c'è assolutamente nessuna attenzione rispetto a questi documenti. Quando uno va a fare una ricerca, io ne ho fatte a iosa di ricerche di questo tipo, sia della Prima Guerra Mondiale sia della Seconda Guerra Mondiale, uno si trova in mezzo a tanta carta, ma non c'è nessuna logica, è tutto ammucchiato, buttato lì in qualche maniera. Io dico un tanto al chilo, no? Così, buttato là così. Questa è una delle cose più scandalose per quanto riguarda l'archiviazione dei documenti ufficiali, che spetterebbe al Ministero della Difesa. Attenzione,
aspetterebbe il ministero, cosa che invece se ne frega altamente. Se lei, se lei ha bisogno di voler consultare qualcosa, lei fa tutte le richieste che deve fare, però poi le dicono, manca il personale, quindi insomma, a questo punto la scoraggiano. E io cosa ho fatto? Ho fatto molto peggio. Sono andato in giro per l'Europa nei vari archivi, nei vari musei. Ho visitato il museo di Cannes in Normandia, che è uno dei più grandi d'Europa ed è bellissimo, va bene? In Belgio, in Olanda, in Lussemburgo, in Germania, in Austria, sono stato dappertutto a spese mie, sia chiaro, a spese mie, e sono andato a reperire i documenti. Quindi questo è stato, diciamo così, l'itinere della mia attenzione. E quindi, finito il primo libro, Generali nella polvere, dove ho dimostrato che è vero che noi non avevamo tecnicamente il livello, certi livelli, però bisogna fare un piccolo passo indietro, quindi eravamo, diciamo così, meno preparati psicologicamente e tecnicamente. Però attenzione, noi abbiamo avuto purtroppo dei comandanti, degli alti comandanti, che erano ottusi, erano impreparati psicologicamente, non avevano idea di che cosa potesse essere una guerra aeronavale, va bene? Non avevano proprio un'idea, addirittura lo stato maggiore dell'esercito, cui il numero uno in pratica è stato Badoglio, perché anche se Badoglio è, diciamo, il numero uno di tutto praticamente dell'esercito, va bene? Badoglio, Graziani, questa gente qua, erano convinti che la guerra ci sarebbe stata se sarebbe scoppiata come nella prima guerra mondiale, cioè trincee, montagne, cioè non avevano capito l'importanza del Mediterraneo, l'importanza delle nostre colonie. Allora, prima di anticipare, quindi di fare di contribuire io stesso ad aumentare la confusione che c'è già, bisogna dire soltanto una cosa e poi dopo mi fermo un momento. La cosa è questa, cioè, non c'è stata dal 1950, va bene, in avanti, non c'è stato nessuno che abbia detto, vogliamo vederci chiaro, va bene, uno può perdere una guerra, per carità di Dio, però bisogna vedere come e perché. Allora, nessuno ha detto, aspetta un momento, quello che è stato, finito. Non andiamo a rimbangare tante altre cose, andiamo a scoprire, a fare veramente un'analisi storica come si deve. Vediamo i motivi, va bene. Avevamo qualche possibilità, l'abbiamo sfruttata, non l'abbiamo sfruttata? Ora diciamone una per tutte. Noi avevamo il radar dal 1939, va bene? Dal 1939 noi avevamo il radar, non è stato utilizzato. Perché? Perché la Marina non ci credeva, prima di tutto. Mussolini, che ha fatto tantissimi errori fidandosi di una banda di mascalzoni, perché quelli erano dei mascalzoni nel vero senso della parola, non ha avuto la forza, il coraggio di mettere al muro qualcuno, avrebbe fatto bene, ma comunque questa è una mia opinione personale, va bene? Va bene, ma comunque io qui ne parlo e dico che è la mia opinione personale. E non solo la sua. Quindi praticamente noi avevamo dei mezzi, oltretutto avevamo aeroplani che non sono stati utilizzati. Io tutte queste cose le ho scritto nei vari libri che lei cortesemente ha citato, ma non perché non ci fossero le cose, no, c'erano le cose, è soltanto che mancava la testa, mancava la mentalità, mancava la voglia di pensare. Guardi, un esempio per tutti: io ho un carissimo amico giornalista più anziano di me che ha lavorato per il giornale di Montanelli, insomma è un personaggio, va bene? Adesso il nome non me lo chiedo perché in questo momento non me lo ricordo. Il quale intervistò a suo tempo il comandante Durand de la Pen, l'eroe di Alessandria d'Egitto, va bene? Oh, medaglia d'oro, eccetera. E gli chiese, ma come mai, quando voi avete ottenuto quel brillante risultato di Alessandria, dove lei ha affondato il Valiant e il suo collega ha affondato l'Elisabeth, va bene?
che non sono colati a picco solo perché il fondale del porto di Alessandria era 17 metri, quindi si sono posati sul fondo, ma prima di potersi mettere ancora in attività militare nel 44 furono trasferite, furono sistemate alla meno peso con del cemento, no, tutto quanto eccetera. E poi dopo le rimorchiarono piano piano, le portarono negli Stati Uniti, facendo addirittura il peso dell'Africa, pensi un po'. Dopodiché i cantieri americani hanno riparato queste due navi. E allora il mio collega gli disse: ma come mai, dice, non si è approfittato che in quel momento gli inglesi nel Mediterraneo non avevano più corazzate, mentre l'Italia, la Regia Marina, aveva 5 corazzate efficienti. Perché? La risposta di Durand de la Penne fu la seguente: non c'era la volontà e la determinazione di vincere e di battersi. Questa è stata la risposta. Per cui questo è, diciamo così, un giudizio terrificante da parte di una medaglia d'oro da uno che a 17 metri di profondità ha trascinato da solo, perché il suo compagno aveva avuto un malore, era dovuto risalire alla superficie, perché sul maiale il siluro e l'entracorso erano in due, no? Il collaboratore di Durand de la Penne aveva una avaria al respiratore e era dovuto risalire, e si era nascosto, no? Per non compromettere, e lui da solo sott'acqua ha trascinato il maiale, l'MLM, e lo ha portato sotto la carena del Valiant. L'ha attivata, poi naturalmente stanco, finito e riemerso, poi è stato preso, lì poi dopo è stato preso, lui ha avvertito che sarebbe scoppiata la nave, quindi ha salvato anche della gente, insomma, comunque poi in sostanza questa nave è andata a posarsi sul fondo. Però lui disse queste cose: non c'è stata la volontà, la determinazione di voler vincere, di battersi, mi pare che sia chiaro su questo. Io adesso faccio una pausa, perché così riordino anche un po' l'idea di quello che lei ha detto, dottor Baroni. Mi faccio tutte le domande che vuole. Io le faccio alcune domande, dottor Baroni. Nel frattempo, penso che le domande che si chiedono, anche io le dico la mia impressione. Allora, io dopo quel discorso che ebbi alla fine degli anni 80, nel 90, era una primavera, mi ricordo, lì venne a Como il signore, ci conoscevamo per caso in un ristorante di un albergo, e c'era una cerimonia militare, io lo incontrai, così, ma nacque così per caso questo incontro con il signor Arturo Denari, che poi è stato il mio grandissimo amico, che purtroppo è deceduto nell'ottobre del 2010 per un grave incidente. E lui, Arturo Denari, per la precisione, a Casalmaggiore era conosciuto per la sua attività culturale, era un tipo, suo padre era stato anche lui, addirittura suo padre era l'uomo di fiducia di Farinacci per il fascio cremonese, il quale Farinacci raccontava molti particolari di colloqui con Mussolini, e Farinacci si lamentava spesso con Mussolini all'inizio della guerra, perché vedeva Mussolini assente, con poca determinazione, cioè tutto l'incontrario di quel comportamento che invece tenne durante l'impresa etiopica. Perché? E questo fatto, questo Mussolini assente, abulico, che subisce gli eventi così, che si fa prendere in giro in una maniera veramente terribile, cioè uno che aveva letto Machiavelli... Mi perdoni se mi permetto di interromperla. Che cosa è successo? Cioè, c'è stato qualcuno che ha approfondito questo esame di Mussolini. Prego, prego. No, non solo lui, aspetti, è stato quello che, sì, adesso i nomi mi sfuggono stasera, è stato quel giornalista che ha seguito moltissimo tutta la vicenda poi della morte di Mussolini, chi è stato, chi non è stato, come si chiamava, comunque vabbè, ci verrà in mente il nome, comunque questo giornalista ha spiegato che secondo lui, secondo quello che lui è riuscito a percepire, Mussolini era malato. Mussolini aveva dei problemi allo stomaco. Ecco, allora questo, sì, a parte sì, questo, ma questo fu la causa, sì, della sua ottenebrazione, diciamo, rispetto agli avvenimenti. Anche perché, qui, parentesi brevissima, consideri che ne possano pensare i grandi storici del regime democratico qua,
cristiano o non cristiano del centro-sinistra, come vuole, del regime, che hanno scritto tutto il contrario di tutto e hanno speculato, perché oltretutto molte di queste opere sono state finanziate con soldi pubblici. Questo è lo scandalo, qui hanno fatto mistificazioni, hanno falsato tutto con i soldi dello Stato, con i soldi del contribuente, e nessuno è intervenuto per dire: avete scritto un mucchio di, scusi, mi perdoneranno gli ascoltatori, avete scritto un mucchio di puttanate, perché la verità è tutt'altra. Nessuno questo è intervenuto, perché questa è una truffa dal punto di vista intellettuale, è una truffa. Allora, lei deve considerare questo, che questa è una truffa. Noi avevamo nel 1940, va bene, il radar, gliel'ho già detto. Io ho intervistato Tiberio. Esatto, la guerra del radar, l'ho scritto, c'è tutto scritto lì, ma soprattutto una cosa. Sì, l'ha dimostrato solo la guerra del radar. Nel settembre del 1940, quindi quando ancora nulla era compromesso, Badoglio ebbe un rigurgito di un rimorso, un rigurgito di onestà, lo chiami quello che vuole, e incaricò l'addetto militare italiano a Berlino, che era Marras, di chiedere ai tedeschi un'aliquota di carri armati e di autoblindo, da poi disporre e di rischierare in Africa per potenziare. Quindi ancora non era successo l'offensiva inglese, eravamo a settembre, perché l'offensiva inglese scattò a dicembre, quindi c'erano praticamente tutto settembre, tutto ottobre, tutto, quindi c'erano 90 giorni ancora di tempo. Allora, Marras andò a parlare con il generale Jodl, che era il numero 2 della Wehrmacht, va bene? A un certo punto gli chiese questo, e questo signore, che ovviamente era preparato a questo incontro, gli disse che mentre la stagione autunnale invernale era contraria al tentativo dell'invasione dell'Inghilterra, che quindi loro l'avrebbero dovuta procrastinare, sarebbe invece stata utile per sistemare la questione del Mediterraneo. E disse questo signore Jodl a Marras che si poteva ragionare e quindi concludere di trasferire una o due divisioni corazzate tedesche nei porti di imbarco italiani entro sei settimane dal momento in cui si fosse deciso di farlo. Ora, questa è la prima cosa, non se ne fece nulla. Ma la cosa più drammatica è che nell'aprile del 1941, quando già l'Africa Corps era stata trasferita in Africa, quando già la prima offensiva inglese aveva smantellato le forze italiane in Africa settentrionale, catturando 130.000 prigionieri, anche un mio cugino, ma comunque lasciamo andare. Allora, in quel momento lì, quindi quando ancora, ripeto, tutto era da decidersi, perché eravamo nell'aprile del 1941, quindi a voglia, Hitler propose a Mussolini l'invio di 3 divisioni corazzate, e io ho trovato i numeri addirittura, era la sesta, settima e decima divisioni corazzate, che erano già state attrezzate per il clima africano, che poi invece vennero trasferite in Russia perché Mussolini non ne volle sapere, l'imbecille, non lo volle sapere. Allora, se Rommel con 2 piccole divisioni, la ventunesima e la quindicesima, mise gli inglesi con le spalle al muro in Africa settentrionale, si immagina cosa avrebbe potuto fare con altre 3 divisioni corazzate. Bisogna dire che una divisione corazzata tedesca di quel momento aveva 280 carri armati. Io ho fatto tutto l'elenco di quello che era in un libro che ho scritto, La vittoria tradita. Ho messo tutto qua, proprio il dettaglio di come era formata una divisione corazzata tedesca. Era una cosa da far paura, a parte poi il fatto che loro la sapevano manovrare. Quindi allora, bisogna dire, io sono arrivato a una mia conclusione.
Altro che. Noi abbiamo fatto perdere la guerra alla Germania. Allora, bisogna dire, noi l'abbiamo voluta perdere, perché se avessimo dato retta a Hitler, invece di attaccarsi al fumo della pipa, come si dice, va bene? Noi avremmo preso l'Egitto. Va bene? Avremmo preso l'Egitto. Avremmo preso il canale. Avremmo minacciato i pozzi petroliferi che stavano a 300 km oltre l'Egitto. Va bene? Non avevamo ancora perduto nulla, a parte la brutta figura fatta in Grecia, ma questo è un discorso a parte, va bene? Va bene, ma avremmo avuto il Mediterraneo nostro. Oh, allora a questo punto cambiava tutto, nel senso che non è che non ci sono state le opportunità, è che purtroppo l'alto comando italiano le ha prese e le ha buttate nella monnezza. Allora, storicamente questo bisognerebbe ammetterlo, io ho scritto tanto, va bene? Perché guardi, io ho scritto in tutto 35 libri, ho pubblicato 35 libri, tra cui ci sono allora La guerra psicologica, Obiettivo Mediterraneo, Generali nella polvere, NATO, poi il nuovo modello di difesa, poi La fabbrica della sconfitta, Una patria venduta, Generali nella polvere, poi l'8 settembre 43, il tradimento, poi la guerra dei radar, eccetera, eccetera, fino agli ultimissimi che sono una nuova edizione della fabbrica della sconfitta nel 2012, il massacro di Matapan, altra cosa che ancora fa venire i brividi, e Spigolature di guerra. Quindi, se a un certo momento noi avessimo il coraggio di guardarci in faccia invece di continuare ancora oggi a nasconderci, dovremmo avere il coraggio di riesaminare il tutto e vedere che noi avevamo aeroplani da caccia alla fine del 39, inizi 40, che non avevano niente da invidiare agli Hurricane, un po' meno degli Spitfire, comunque. Ma non abbiamo dato retta, per esempio, a Caproni, il quale aveva detto: signori, concentriamo la produzione, non sperdiamo tanti soldi a destra e a sinistra. E aveva fatto un programma per la costruzione di 400 aerei da caccia. Il progetto è svanito nel nulla. Quindi vuol dire, se noi avessimo dato retta un pochino di più a certa gente, soltanto che non si voleva. Non si voleva fare, evidentemente, mi pare che sia chiaro, no? Allora, tenga presente che io, quando ho intervistato il professor Tiberio, lui mi vincolò a stare zitto per 20 anni. Chiaro? Mi disse: lei queste cose qua le potrà dire quando io non ci sarò più. E io ho rispettato. Poi ho scritto il libro sul radar, ma l'ho scritto 20 anni dopo. Ma lui mi disse, io gli chiesi, scusi professore, ma non le sembra, almeno a me sembra, gli disse, a me sembra, ma non sembra anche a lei che ci sono tanti indizi sul fatto che ci si comportò in modo che quasi non si voleva vincere, non si voleva combattere, non si voleva vincere la guerra? Lui mi rispose, dopo un lungo silenzio, gli indizi ci sono, le prove no. E allora io naturalmente non potevo insistere, no? Ma lui la risposta me l'aveva data, no? Ecco, allora. Allora io naturalmente non potevo insistere, no? Certo. Esatto. Il problema qual è? Il problema è che a un certo momento, ad esempio, facciamo un esempio pratico. A non scriverla, ecco perché. Nel 1934-35, in Europa si sviluppò la dottrina della nuova aviazione, dei nuovi velivoli. Inglesi e tedeschi abbandonarono i biplani e si proiettarono sui monoplani. In Inghilterra idearono l'Hurricane, no? L'uragano, no? L'Hurricane. Che con piccoli miglioramenti avevano una velocità complessiva di più di 540 km all'ora e 8 mitragliatrici. Esatto. Io ho fatto anche il calcolo del volume di fuoco, comunque lasciamo. Come lei ha domandato. Allora, la Germania fece
il Messerschmitt. Infatti l'ha scritto nei suoi libri. Messerschmitt BF-109. E subito dopo ha fatto il Focke Wulf. L'Inghilterra fece l'Hurricane e subito dopo lo Spitfire. Noi, in Italia, avevamo ancora i biplani. La Fiat fabbricava i CR-42 e li ha fabbricati sino agli inizi del 44. Roba da pazzi. E nessuno è intervenuto a dire, ma io ho un documento che è in uno degli ultimi libri. Quando io ho scritto la Vittoria tradita, io non vorrei portarla fuori tema, ma comunque... Allora, io quando ho scritto la Vittoria tradita, anzi no, i condottieri della disfatta, che ha avuto anche un certo successo, tra le altre cose, a un certo momento io ho detto alcune cose che riguardavano velivoli che non sono stati presi in considerazione, errori dello Stato Maggiore dell'Aeronautica che continuava a essere fissato sull'armamento di due mitragliatrici, che era una cosa veramente che faceva ridere. A un certo punto io, un giorno, io sono un ignorante, glielo dico subito, io sono un ignorante, a parte il fatto che io ho fatto le scuole serali, cioè io ho insegnato nelle scuole serali, ma mi piace dire che ho fatto le scuole serali, quindi non sono una mente, per carità di Dio, sono ignorante, sono un distratto che fa paura a Dio. Una volta mi ricordo mi sono dimenticato di mia moglie a Bologna, pensi un po', feci 80 km in macchina e poi mi disse, io mi sono dimenticato qualcosa, porca miseria. Allora gira la macchina, non me l'ha più perdonata, e mia moglie mi voleva un gran bene, ma io sono un distratto proprio di quelli, guardi. Me lo ricordo. E adesso non c'è più, purtroppo. Mi ricordo dell'affetto di sua moglie costruita a casa sua. Sì, purtroppo un tumore in 34 giorni me l'ha portata via. Vabbè, comunque, lasciamo a parte questo discorso. Lasciamo stare le tristezze. Comunque, allora, questo libro esce. Circolo, eccetera. Un bel giorno io apro il computer e trovo il nome di una donna. Non mi ricordo neanche quale fosse. Ho fatto un errore lì perché non ho conservato tutto. Vabbè, ma niente. Poi io apro questo testo di carta, questo testo che era arrivato, ed era un signore della Aermacchi, che era uno dei vecchi azionisti. Lui dicevano che loro erano i signori che erano gli azionisti erano stati gli azionisti di riferimento di questa ditta. L'Aermacchi era una cosa seria, non era. E allora lì lui apprezzò molto il mio libro, eccetera, e mi dette delle informazioni che io ho messo nei libri ultimi che ho fatto, soprattutto i due Mussolini. Lei l'ha avuto i due Mussolini? No, non l'ha avuto. Glielo farò avere. Allora, io ho fatto un libro in cui ho messo due Mussolini, condottiero e uomo di governo, mettendo, diciamo così, a fronte quello che ha fatto come condottiero e quello che ha fatto con uomo di governo, e l'abbiamo firmato mio figlio e io. Allora, questo signore che scrisse questa lettera via email mi ha detto che noi avremmo avuto la possibilità di avere dei motori di aereo più potenti di quelli che avevano gli inglesi, ma che la Fiat ha sabotato tutto. Lui non ha detto la parola giusta, sabotato, ha detto che ha fatto un sacco di difficoltà, ha fatto qui, ha fatto sabotato. Lui non ha detto la parola giusta, sabotato, ha detto che ha fatto un sacco di difficoltà, ha fatto qui, ha fatto sabotaggio. Guardi, io le dirò che quando ho scritto certi libri, io scrissi una lettera formale presentandomi, qualificandomi, eccetera, all'ufficio stampa della Fiat, chiedendo l'autorizzazione a poter consultare i loro archivi. Io non ho mai ricevuto una risposta, mai, mai. Quindi quando ci sono aziende che si comportano in questo modo, con le responsabilità che ha avuto la Fiat, è chiaro che c'è del marcio, altro che in Danimarca, come diceva il grande. Oh, esattamente. Ora, questo per quanto poi riguarda un piccolo particolare, noi eravamo molto carenti nei cannoni controcarro, ma anche qui lo Stato Maggiore dell'Esercito è in difetto. E che difetto?
durante la grande guerra, quella che abbiamo vinto noi per tutti, tra parentesi, perché lo ammisero gli stessi tedeschi, va bene? Ecco, quindi, che non è poco, tra parentesi. Sì. Ecco, sì. Ecco, quindi, che non è poco, tra parentesi. Lo Stato Maggiore di allora cosa aveva capito? Aveva capito che bisognava rendere mobile l'artiglieria. Lo Stato Maggiore di allora, mentre i semoventi erano di là da venire, cosa fecero loro? Un certo tipo di cannone di progetto francese, ma progetto che era stato acquisito dall'Ansaldo, che aveva costruito questi cannoni per la Marina, presero questi cannoni e li montarono su degli autocarri, i quali quindi potevano spostarsi abbastanza più rapidamente e soprattutto non dovendo trainare coi cavalli o a mano i cannoni come facevano allora, e quindi potevano spostare il volume di fuoco a seconda delle esigenze. Erano cannoni da 105 mm, va bene? Ottimi cannoni. Ma finita la Grande Guerra, questi cannoni o sono stati restituiti alla Marina, o non so, io non so dove sia. Io ho cercato di scoprirlo. L'Ansaldo, io mi sono rivolto all'Ansaldo, l'Ansaldo mi aveva detto sì che potevo farlo a certe condizioni, però siccome c'è tutta sta burocrazia io ho lasciato perdere e mi sono basato sui documenti che ho potuto reperire. Che cosa ho reperito? Che questi cannoni avevano dato un ottimo risultato, sia come gittata, sia come efficacia del colpo, sia come manovrabilità con questi autocarri. Allora cosa è successo? Che non è che qualcuno negli anni 30, quando le cose hanno cominciato a tirare verso la guerra, tra parentesi, in Italia Mussolini ai militari parlò di guerra inevitabile dal 1927, quindi non è vero che lui venne preso di conto. Allora, sì. A un certo punto non è che disse aspetta un momento, noi non abbiamo i cannoni contro carro come si deve, aspetta un po', cosa abbiamo fatto all'epoca che non c'erano i carri armati, allora l'artiglieria appoggiava la fanteria, no? Comunque insomma, morale della favola, sette autocannoni vennero recuperati in qualche modo e vennero assegnati in Africa settentrionale alla divisione Ariete. Erano sette in tutto, alla Riete ne vennero dati 4 o 5, una cosa del genere. Quando ci fu l'offensiva di cui io parlo nella Vittoria Tradita, la famosa offensiva Crusader Crociato, no? Quindi parliamo di novembre-dicembre 41, va bene? Dove Rommel fece a pezzi l'ottava armata, letteralmente, va bene? Questi cannoni erano con l'Ariete, la quale Ariete era sistemata nell'area di Bir el Gobi, che era un'area del deserto piuttosto importante perché vi confluivano diverse carovaniere e quindi era un punto nevralgico per, diciamo, gli spostamenti, eccetera. Quando partì l'offensiva inglese, che fu un'offensiva colossale perché avevano quasi 800 carri armati, mai visto niente del mai visto una cosa del genere nel deserto fino a quel momento, no? Quasi 800 carri armati e la forza di punta ne aveva quasi 500, va bene? Una brigata aveva 160 carri armati, venne dirottata dal comando inglese su Bir el Gobi per togliere di mezzo l'Ariete e prendere il controllo della zona di Bir el Gobi e da lì poi poter attaccare Tobruk, perché quello era il loro obiettivo, no? Allora, siccome l'Ariete non era una grande divisione dal punto di vista della potenza, però aveva della gente con gli attributi, si era tutta quanta organizzata interrando i mezzi, facendo tutto proprio, creando veramente e usando quei cannoni di cui dicevo prima. Quando questa divisione, questa brigata attaccò l'Ariete, entrarono in funzione tutte le armi, compresi quei cannoni che dicevo prima. E la brigata venne sconfitta
questa, perdete 57 carri armati, perché dice che i cannoni di cui sopra ogni colpo ne facevano secco uno, va bene? Quindi bravi i cannoni, ma bravi i cannonieri, va bene? E sapete, si dovettero dire alla fuga. E gli storici inglesi, e io questo l'ho scritto, ammisero che quello scacco che venne subito da quella brigata nell'incontro con l'Ariete incrinò tutto il disegno strategico che aveva preparato il comando inglese in Africa settentrionale. Vorrei ricordare un particolare: Birel Gol. C'erano i giovani fascisti, sì. Certamente non si può pretendere, perché le cose da ricordare sono tantissime. C'erano i giovani fascisti. Esatto, sì. Infatti, sono tutti universitari. Proprio questo, vorrei soffermarmi su questo particolare: non è la questione dei giovani fascisti. La questione è che cosa significa essere soldati, cioè questi giovani fascisti che erano armati da il cannone contro carro da 47 mm. Elefantino. Ebbene, esattamente, riuscirono. Sì, ma lì c'è tutta una storia tragica, cioè a sconfiggere loro erano stati messi là per controllare. Gli inglesi, con forze chiaramente superiori, hanno attaccato e sono stati sconfitti. Rommel aveva distrutto praticamente quasi tutta l'ottava armata, però mancavano ancora un centinaio di carri armati e una brigata neozelandese, che tra parentesi, sì, grandi combattenti, grandi, i neozelandesi sono dei grandi combattenti. Allora siccome i giovani fascisti reggevano bene, abbastanza bene, ma ovviamente non avrebbero potuto reggere indefinitamente, allora Rommel disse, allora andiamo noi, siccome questi li hanno agganciati, noi facciamo una manovra avvolgente e chiudiamo dentro in una sacca i resti dell'ottava armata. Allora lui fece dei messaggi ai generali italiani, poi i nomi li diciamo dopo, dicendo, io c'ho i testi dei messaggi in cifrato, li ho pubblicati, disse, i tedeschi passeranno da sotto, cioè praticamente dal basso, per chiudere gli inglesi. Le due divisioni italiane, Ariete e Trieste, li chiudono dall'alto e così rimangono dentro. Lui fece i messaggi, mandò i messaggi, ma gli italiani non si sono mossi. I tedeschi sono arrivati e hanno combattuto insieme agli italiani. Ma quando finalmente, dopo 48 ore di ritardo, gli italiani si sono mossi, i neozelandesi si sono ritirati, si sono sganciati. E quindi praticamente Gambara e Piazzoni sono già scappati via, si sono sganciati, sì, certo. E lì fu Gambara che fece tutto quel... Gambara e Piazzoni. Esattamente. Che furono accusati anche da Trizzino delle prove contro, delle prove in questo abbiamo senso, avuto anche queste cose qua. Senta, abbiamo avuto anche queste cose. Sì, volevo dire una cosa, dottor Baroni. Io le dico così, che ho letto di qua e là. C'è stato un lungo, diciamo così, reportage del giornalista Nino da Roma, che era un direttore dell'Istituto Luce all'epoca, penso che lo sia conosciuto dopo guerra, Nino da Roma. E allora si parla che loro, noi abbiamo parlato sempre, lei ha detto che i nostri generali erano un disastro. E secondo me, sentendo parlare alcuni generali italiani attualmente, non è cambiato un granché, perché se sento parlare il generale Jean, guarda, mi casco le braccia e mi domando come questo ha potuto diventare generale. Ma a parte questo, ci sono state comunque delle menti brillanti di generali italiani che avevano già negli anni 20, parliamo del 23-24, tipo il generale Di Giulio, mi pare si chiamasse, era siciliano, che quale aveva già in mente quello che poi fece Rommel dopo. E alcuni, diciamo, altri ufficiali italiani, quella minoranza che veramente sapevano fare il mestiere di generale, chiesero, cercando di promuovere come capo stato maggiore delle forze armate italiane. Se non che Badoglio, poi a certo Badoglio punto, c'era già da prima, spunta Badoglio e Mussolini gli fanno
prendere Badoglio. Sì. Badoglio c'era già da prima. Sì, 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 no, ma dico, ma Badoglio poi nel 25 diventa proprio effettivamente il capo maggiore dell'esercito, cioè nel senso che sì. Scavalca Di Giulio viene estromesso con tante manovre, a quanto pare anche manovre sporche, e Di Giulio a un certo punto dà dimissione. Poi anche in Marina, il fratello di un altro grande generale italiano, cioè parliamo di Federico Baistrocchi, che io sotto dalla nipote di Baistrocchi, ho letto delle lettere di Baistrocchi, il quale anche lui era, insieme a Francesco Pietro Grazzoli, aveva delle idee molto chiare in materia di strategia militare. Anche questi furono fatti fuori. Tra l'altro, il fratello di Baistrocchi, Federico, in generale, l'ammiraglio, mi pare Alberto o Edoardo Baistrocchi, o Alberto Baistrocchi, mi ricordo come si chiamava lui, era ammiraglio. Nel 29 litigò con Mussolini perché vedeva nella Marina delle cose che non potevano andare avanti. E lui litigò proprio su, nel senso, su motivi tecnici, di tattica e anche di proiezione, allora, di quello che potesse nella sua ricca introduzione ha parlato dei cannoni delle navi italiane. Io non la voglio correggere, per carità, ma io voglio completare il quadro. Allora, no, mi dica, il difetto dell'artiglieria navale italiana era che i proiettili, quelli tecnicamente si chiama proiettili e che tecnicamente si chiama a dire proietti, va bene? Che non è il signor proiettile, sono quei bestioni da 200 o da 203 mm o da 381 mm. Erano quelli che erano difettosi. Così come, esatto, lei forse questo lo sa, ma non se lo ricorda in questo momento. Noi abbiamo avuto anche dei fior di banditi, perché solamente così si possono definire, nell'industria di Bahia, vicino a Napoli, dove facevano i siluri. Buscaglia, che non era l'ultimo arrivato, a un certo punto in un'operazione contro un convoglio britannico diretto a Malta, si accorse che alcuni suoi colleghi di squadriglia avevano lanciato i siluri da posizione corretta, che non avrebbero potuto mancare il bersaglio, ma che non navigarono. Esatto. Ora, a un certo punto, lui, che non era nato ieri, ha detto: aspetta un momento, fammi controllare. Lui ha fatto controllare, poi cosa ha fatto? Ha fatto fare un'inchiesta ed è saltato fuori che i siluri erano sabotati nell'apparato di galleggiamento, per cui quelli cadevano e andavano a fondo. Non è che si... No. Allora, il processo andò avanti negli anni, come sempre succede in Italia, e la magistratura chiuse l'indagine dicendo che il fatto non costituiva reato. Perché? Perché avevamo già firmato il famoso trattato di pace del 47 a Parigi, dove c'è il famoso articolo 16 che protegge, esatto, protegge i traditori. E siccome il governo italiano non ha mai denunciato il trattato di pace, soprattutto non ha mai denunciato l'articolo 16, non si possono assolutamente perseguire penalmente i traditori, no, e quindi sono protetti. E addirittura Marras, grande traditore, lo nominarono capo di stato maggiore dell'esercito. Poi ci fu quello, l'ammiraglio, aspetti, come si chiamava, Maugeri, addirittura, Massimo Girosi, che aveva un fratello che era un agente americano. Non so se era Massimo o l'altro. Massimo Girosi, che aveva un fratello che era un agente, come no, esatto, il fratello agente americano, addirittura diventò socio cinematografico di Carlo Ponti, il marito di Carlo Ponti, esatto. Infatti volevo dire questo, dottor Baroni, a proposito dell'anomalia che appunto di Mussolini, che a un certo punto non c'è più, non è più concentrato su certe cose, ripeto, non fu gravemente concentrato, perché qui mi dispiace, ma io a Mussolini lo accuso di netto, perché tu non puoi cioè così soprassedere delle cose che poi io addirittura, per esempio, c'è la scena dell'ammiraglio Iachino, che quando va da lui dopo di Matapan,
che viene ricevuto così, con pacche sulla spalla, non fa niente, pazienza. Io fossi Mussolini, ma non l'avrei fatto neanche entrare no, nel mio studio. Lui non doveva prima, essere messo al muro, no, no, se l'avesse messo al muro qualcuno. Iachino era un perfetto imbecille. Questo tanto per essere un perfetto imbecille. Perché? Allora, primo, quando lui era comandante dell'Accademia Navale, ancora nel 1904, era comandante dell'Accademia Navale e manovrava perché voleva andare in comando, va bene? Lui aveva presso di sé il professor Ugo Tiberio, che quale ufficiale estremamente preparato era incaricato di insegnare agli allievi dell'Accademia, no? E nel frattempo lui lavorava sulle sue ricerche sul radar, quindi Iachino non poteva non sapere cosa faceva. Sì. Prima cosa, allora, Tiberio nel suo lavoro aveva chiesto diverse volte, svariate volte, reiterate volte, l'utilizzo di una nave per poter fare delle ricerche in mare, va bene? Tiberio chiedeva, la marina non dava nulla. Allora, poi cosa è successo? Dopo il 28 marzo, quando ci fu la tragedia di Matapan, qualcuno che disse, ma veramente, perché cosa successe? Successe che, spieghiamo bene, allora, perché non tutti possono andare a leggere i libri, no? Allora, il quando si decise di fare un'operazione nell'Egeo, cioè mandare la flotta contro i convogli inglesi che da Alessandria, l'Egitto, si muovevano per andare in Grecia a portare armi, munizioni, truppe, eccetera, perché allora la Grecia non era ancora stata conquistata dalle truppe tedesche, che se non venivano gli italiani, i greci sbarcavano in Italia. Vabbè, boom, chiusa la parentesi. Sempre per altre fesserie che sono state fatte per la Grecia. Ecco perché l'ho detto prima, che la Grecia è una cosa da sé stante. Comunque, qui c'erano questi convogli mercantili che portavano questa roba. Allora, i tedeschi che si proponevano di fare un'offensiva, per chiudere il discorso, chiesero alla Marina Militare Italiana di fare un raid, va bene? O un raid, come dicono gli inglesi, va bene? Per poter colpire questi convogli con un'azione veloce da parte di incrociatori. E a noi non mancavano gli incrociatori, non mancavano gli incrociatori. Allora, cosa è successo? È successo che a un certo punto lo Stato Maggiore della Marina, che doveva pianificare tutta questa operazione, aveva nel suo entourage tre ammiragli. Adesso i nomi in questo momento non me li chiedete perché non me lo ricordo. Ammiragli che trasmisero nell'imminenza dell'operazione, trasmisero via radio una serie di messaggi in cui, tra parentesi, uno di questi diceva che il 27 marzo era il giorno X meno 3. Chiaro? Allora, io ho scritto tutto questo, ho pubblicato tutto questo, Allora, noi precedentemente, tramite, lei lo ha nominato prima, l'ammiraglio. No, quello che io intervistai, che era Tonini, era un mago quindi noi sapevamo che era possibile intercettare e decrittare i messaggi cifrati. Invece questi belli nostri ammiragli mandarono all'aria questi messaggi cifrati, così, come se fossero aria fritta, insomma, via, butta. Gli inglesi ovviamente decrittarono questi messaggi, quindi sapevano quello che sarebbe successo. Allora, è successo che noi abbiamo perduto tre incrociatori, quasi 2500 uomini, insomma, comunque una tragedia. A quel punto, dopo il patatrac,
quando ancora la gente era sotto shock, cosa era accaduto? Era accaduto che poco prima che l'incrociatore Fiume fosse colpito e distrutto, un messaggio inglese trasmesso da un incrociatore inglese che era in avanguardia rispetto alla flotta da battaglia aveva captato un messaggio, questo messaggio è stato captato su Vittorio Veneto, che era la nave da battaglia che partecipò a quell'operazione e che venne colpita da un siluro, tra le altre cose. Allora, tornati a terra dopo il patatrac, il capo dei decrittatori che erano a bordo del Vittorio Veneto, che era il comandante Porta, insieme a Tiberio, controllarono questo messaggio che era stato intercettato. E questo messaggio intercettato diceva che il radar di questa nave aveva captato un segnale a una certa distanza, che tradotto in metri, in miglia marine, erano praticamente più di 11.000 metri, che quella notte, con quella visibilità che c'era con i mezzi ottici sarebbe stato impossibile vedere. Allora sospettarono che loro avessero un apparato per vedere di notte. Allora ci fu qualcuno che disse: ma noi avevamo Tiberio che studiava queste cose. Allora andarono a chiamare Tiberio e disse: vi faccio vedere come funziona sta roba qua. E fece vedere questa roba. Un mese dopo Matapan, l'apparato che il professor Tiberio aveva realizzato dimostrò che era possibile scoprire un bersaglio a 12.000 metri, un bersaglio piccolo, a 12.000 metri, e un aereo a 80 km. Quindi vuol dire che il radar, allora si chiamava radio detector telemetro, va bene? Il radar detector telemetro che il professor Tiberio aveva realizzato funzionava. Tanto è vero che poco prima della partenza della squadra navale per andare a fare l'operazione Matapan, uno degli ufficiali del suo stato maggiore si mise a rapporto dell'ammiraglio, perché allora c'era una gerarchia che faceva paura, no? I generali erano eccellenze, no? Bisognava chiamarli eccellenze, no? Gli ammiragli è la stessa cosa. E c'era tutta la comunque, venne, siccome lui faceva parte dello staff, dello stato maggiore, no? della squadra navale, venne ricevuto e supplicò l'ammiraglio Iachino di installare a bordo di nave Vittorio Veneto i radar di Tiberio, che invece erano stati nascosti su ordine della Marina negli scantinati della accademia di lavoro, no? A prendere polvere, no? Disse: mettiamo questi qua, Iachino non se ne dette per inteso. Iachino disse: lei è un futurista, se lui avesse montato sulle navi gli apparati di Tiberio, lui avrebbe scoperto la squadra navale inglese almeno a 20 km prima. Quindi con tutto il tempo di girare e di andarsene via avremmo perduto il Pola, basta, ma non avremmo perduto l'incrociatore Fiume, l'incrociatore Zara e due cacciatorpediniere e 2.300-2.400 uomini, non avremmo perduti, invece siamo stati massacrati. Quindi il discorso è che queste sono le dimostrazioni. La malafede di quelli che hanno trasmesso i messaggi. Il discorso è che queste sono le dimostrazioni. La malafede. Sì, io ho scritto tutti, guardi. Uno si chiamava Branca. Sono tutti quanti. Io li ho scritti tutti, guardi. Brenta si chiamava. Sì, tutto, ma siete anche lei in modo preciso, ma non solo, lei sa che io ce l'ho proprio la coppia di quei, addirittura ce n'è uno in cui c'è scritto da trasmettersi due volte all'aria, cioè in aria, per fare intercettare gli inglesi.
per essere sicuri che gli inglesi lo capissero, capito? Appunto, penso potrei, sì, è vero, l'ho letto per anch'io questo. Per essere sicuri che gli inglesi lo capissero. Esattamente, sì, perfetto. Senta, dottor Baroni, una cosa volevo dirle, a proposito di questo fatto, lei ha citato nei suoi libri, in due libri almeno, anche di più di un libro, comunque ho letto due o tre libri suoi, I condottieri della disfatta, L'autore della tradita, ma anche un altro libro prima, anche nella Patria venduta, lei ha citato quella sua interessante intervista che fece con l'ammiraglio Luigi Donina, allora l'ammiraglio in 88, di Vascello, 88, che come lei ha ricordato, esatto, l'ammiraglio era... Donini durante la guerra, la tenente di Vascello, ha detto cifra, giusto, dico bene, no? Esatto. Ecco, allora siamo nell'88, lei lo sa che poi, quando ormai Trizzino era appena scomparso, in Italia saltano fuori questi libri su Ultra, questa macchina misteriosa inglese, che sembrava che questa macchina, anche se lei, come adesso, qualcuno ci intercettasse e capisse che stiamo dicendo di lei, cioè, in cui ho visto che molti beoti sono andati indietro in questa favola, come la lepre meccanica, no? La corrono dietro. E invece io voglio citare un episodio che è molto significativo, questo dico per i beoti, non per... Ma se non ho scusi, ma beoti, Santoni, ho visto una notizia, in memoria di... Ma cos'è morto, Santoni? Lo raccomando, eh. Allora, no, perché ho visto pubblicata una cosa in memoria di... Ma cos'è morto? Sono rimasto un po'... Non lo so se è morto, non lo so. Ho visto pubblicata una cosa in memoria di... Ma può darsi, sì, può darsi, poi magari in rete c'è qualcosa. In ogni modo, stavo dicendo, a proposito che poi Santoni c'è tutto un discorso da fare, che io tra l'altro ho avuto con lui un processo che l'ho stravinto con l'avvocato Daniele Fabrizi di Roma, e tra l'altro un giudice mi ha dato ragione, alla grande, un giudice molto onesto, oltretutto, che dopo racconterò l'episodio. In ogni modo, stavo dicendo, nell'88 lei intervistò Luigi Donini, poi l'ho detto dell'Ultra, a proposito di Ultra, lei sa che i ragazzi di Bletchley Park, i matematici, i Cambridge Boy, di cui la maggioranza tutti pervertiti, erano tutti, quasi tutti monitorati dalle NDKV di Stalin. Allora c'è questo, nell'85, negli Stati Uniti d'America, lei forse lo saprà meglio di me, ci fu un clamoroso processo contro un sergente addetto cifra della US Navy, cioè della Marina Militare Americana, il quale vendette il cifrario della Marina americana all'allora Marina dell'URSS, e ci fu un processo. Questo processo, che avvenne, ripeto, nel 85, 40 anni dopo la fine della guerra, dimostra, ha smontato tutto il teorema di Ultra, che in realtà è stata un'altra cosa, ma non che tanto. Tanto è vero che anche una spia inglese, un certo Edward Bennett, disse francamente, molto chiaramente, che disse che grazie a certi fuoriusciti che furono mandati in Italia camuffate con false identità, che furono dislocate nelle varie zone strategiche d'Italia e porti, gli inglesi riuscivano a sapere con grande anticipo tutte le rotte dei nostri convogli e tante altre cose che infatti poi loro sappiamo che arrivavano sopra e le buttavano a mare tranquillamente. Come io ho avuto testimonianza di parlare con il figlio di un sommergibilista gualco, sommergibile gualco. Uno era il signor Gualco Anderbegen di Lecco, che all'epoca era commercialista della TAR di Agrate a Brianza a Milano, il quale mi disse che suo padre, che era imbarcato al sommergibile, il suo comandante era molto nervoso perché diceva: qui non so perché ci danno questi ordini, e nessuno lo disturbò. Allora il comandante del sommergibile, sì, Gualco, sì. Non fu il solo, cambiò, cioè fece tutto, non fu il solo, e nessuno lo disturbò, esattamente. Ma non solo, ritorniamo. Solo. Sì, infatti non so, ma infatti l'impresa di Alessandria, c'è un fatto che io ho saputo molto tempo dopo, anche dal figlio di Borghese, che adesso trova in Australia, il quale mi ha raccontato due episodi molto, molto, insomma, seri, molto gravi. E anche qui mi meraviglio che Borghese non fece nulla, forse perché era solo un semplice capitano, quindi non era ancora avanti, insomma, non era ancora così famoso come poi divenne dopo. Insomma, in Borghese, nel suo diario, annota due imprese, una Gibilterra e poi l'altra di Alessandria. Gibilterra dice: sono Gibilterra, Submarina mi chiede la mia posizione e io naturalmente gliela do sbagliata. E infatti Borghese tornò indenne. Ma non solo, quando lui preparò l'impresa d'Alessandria, gli inglesi sapevano che succede qualcosa, tanto che quando il sommergibile era in Grecia, non so, mi ricordo bene dove, a Rodo, lì vicino,
un altro ufficiale della Marina italiana. No, ma non solo, ma questo che andò lì chiese a chiese di che loro, che i sommozzatori, gli operatori, dovevano simulare un'operazione come avrebbero fatto ad Alessandria. Cioè, siamo alla follia proprio. Simulare un'operazione come avrebbero fatto ad Alessandria. Cioè, sì. Siamo alla follia, siamo. Infatti, no, ma infatti lui Borghese poi alla fine, insomma, riuscì a avuto questo spione. Certo. E andò ad Alessandria, ma ad Alessandria però gli inglesi avevano subito che qualcosa succedeva, perché quella sera lì ogni quarto d'ora buttavano le bombe in profondità, cioè c'era un certo movimento nella base. Poi alla fine la fortuna vuole che un rimorchiatore inglese entra nel porto, si aprono le reti e i sovrastatori seguono la scia e entrano dentro, quindi poi riuscirono a fare quello che fecero. Ma la cosa che appunto volevo dire è che in sostanza io ho a questo punto, perché come dice il famoso personaggio fantasioso britannico inglese Sherlock Holmes, disse un caso è un caso, due casi sono due casi, ma tre casi, cioè, fanno una prova. E allora io a questo punto ho la sensazione, perché poi la ricorderò anche un episodio che lei conoscerà, del generale Francesco Severo Grazioli, che metà anni 30 era detto militare a Mosca, l'ambasciata italiana di Mosca, il quale poi assistette alla sfilata dell'Armata Rossa e vide proprio il 34, il famoso carro armato russo, il T-34, che tra l'altro ha anche una collaborazione americana con quel carro armato lì, tra l'altro c'è tutta una storia di lei conosce meglio di me. In sostanza io ho avuto sentore, ho avuto prove, cioè proprio l'impressione che ci furono in Italia degli apparati dell'alta industria, della finanza, eccetera, che fecero di tutto per farci perdere la guerra. Qui ci sono troppi indizi che fanno pensare male, perché non è possibile che a fare certe cose. Io per esempio l'ho citato, infatti lo sa, il famoso record di idrolante con i motori sotto fraschini nel 33 nel lago di Bracciano, Odiseo, mi ricordo bene in quale lago, nel Lazio, che raggiunse oltre gli 800 km all'ora, e che fu un record che ancora oggi mi sembra che sia in auge questo record, e nessuno pensò di portare questa tecnologia civile anche in ambito militare, come anche il transatlantico Rex, che batté un record, che mi perdoni se anche altre novità. A proposito delle questioni dello Scire di Borghese, eccetera, c'è stato un precedente episodio, il sommergibile Gondar era diretto alla base di Alessandria d'Egitto per con i sommozzatori, venne intercettato e affondato. Quindi quello che dice lei non è straordinario, era normale. Gli inglesi erano nettamente, sempre costantemente informati, perché c'è un particolare, vedi, io nel libro la vittoria tradita faccio l'elenco molto pignolesco, vorrei dire quasi ragionieristico, va bene? Io sono ragioniere, quindi ogni tanto mi ricordo di queste cose, va bene? Delle navi italiane affondate tra il febbraio del 41 e il dicembre del 41, nome, cognome e data dell'affondamento. È un fatto impressionante, perché dicevano che noi non avevamo i mezzi, dicevano che noi non avevamo la possibilità, ma poi mi devono spiegare, ma tutto quello che stava su quelle navi, che io ho elencato, che sono tutte state affondate e colate a picco, ma non erano mezzi, non erano armi, non erano rifornimenti, se fossero arrivati, la metà di quelli fossero arrivati, come sarebbe andata a finire in Africa settentrionale con un Rommel al comando delle truppe italo-tedesche, che con quel poco che aveva fece neri gli inglesi. Cioè il discorso che fa venire rabbia è questo, cioè che questi mascalzoni che hanno venduto l'Italia sono stati protetti dall'Italia, sono tuttora protetti dall'Italia, cioè non si possono mascherare, non si possono denunciare, non si possono processare a posteriori, non si può fare nulla, perché c'è quel maledetto che noi abbiamo subito e che continuiamo a subire. Ci fosse un governo con gli attributi di denunciare il trattato di pace del 47, motivandolo
economicamente, diplomaticamente, eccetera, eccetera, per dire che noi abbiamo bisogno di fare pulizia storicamente parlando. Noi dovremmo fare pulizia, cioè vederci chiaro. Chi ha tradito deve essere indicato nome e cognome. Esattamente. Sì, esatto, perché il tradimento c'è stato. E in effetti, è come se c'è stata, alla grande. E poi dopo loro sono nascosti dietro la favola propagandistica inglese ultra. Allora, della loro capacità di decrittare i messaggi. Tanto è vero che alcuni osservatori hanno anche detto che l'incidenza di Ultra, che poi non si, Ultra era il nome così, ma esatto, perché io la famosa macchina cifrante Enigma, perché questa era il nome della macchina cifrante, era stata fatta dai polacchi. E poi l'hanno data agli inglesi, no? Ecco. I polacchi, sì, polacchi, poi i tedeschi. Ma esattamente, vero. Enigma era una macchina eccezionale dal punto di vista, eccetera. Non era tanto facile poter decrittare. Ecco perché i polacchi sono stati utili agli inglesi, se no col cavolo. Comunque, a parte questo, insomma, il problema qual è? Il problema è che a un certo momento noi avevamo in Italia, anche a corte. Anche a corte. Avevamo della gente che, tra parte gli industriali, Pirelli e altri ancora, la Fiat, che avevano contatti segreti con gli alleati in Svizzera. La Fiat. No, non solo. Esatto. Una delle che fabbricava apparati che dovevano essere usati per fare il radar, che lavorava a Firenze, era in mano agli svizzeri. Possiamo stare quindi di cose strane ne sono successe, anche perché io ho anche scritto, si può anche perdere una guerra, per carità di Dio, però bisogna vedere come tu l'hai combattuta e come l'hai condotta. Non così. Esatto, ma non così. Non così, certo. Vendendo la patria, no, perché tra l'altro lei parlava da campagna di Grecia, ma lei sa benissimo che io le voglio ricordare un episodio. Non so se non parlo con lei, io l'ho già detto più volte parlando di certi, qualche volta con chi ci ascolta, con il senatore, ho lasciato due o tre volte questo fatto. Allora, nel 1993, cioè 21 anni fa, 8 settembre del 1993. Ci fu una trasmissione Rai 2 per ricordare il cinquantenario dell'avvenimento. In studio Rai 2 a Roma c'erano conduceva il figlio di Caprale, giornalista dell'allora di Rai 2, e poi c'era Giulio Andreotti, Renzo De Felice e Luigi Villari, e da Milano fu intervistato, registrato Indro Montanelli. Allora, che succede? Che Indro Montanelli, lei sa che ha una storia particolare dietro, lui dice che è antifascista, poi invece no, lui divenne antifascista perché non fece la carriera giornalista che voleva fare lui, perché c'erano altri bravi di lui, e allora lui cominciò, insomma, a fare le bizze, poi fece un reportage non proprio corretto sulla battaglia di Guadalajara in Spagna, guerra civile, denigrando i nostri soldati, eccetera, eccetera. Quindi poi dopo, alla fine, lui entrò, diciamo, fu inviso al regime, però, nonostante questo, Bottagli trovò un posto per fare insegnante italiano università finlandese. Però guarda caso, Montanelli antifascista ritorna in Italia nel 40 e fa l'impiatto quello della sera e girava tranquillamente senza che nulla le accadesse. Allora lui era in Grecia e disse lui Montanelli che era in Grecia, però sul fronte greco i gerarchi, cioè Bottai, Grandi, De Bono e altri che erano lì, insomma, sul fronte greco, perché Mussolini voleva che loro dessero l'esempio. E allora a un certo punto, attenzione, Montanelli, che era in confidenza con Grandi e Bottai, specialmente con Bottai, perché insomma Bottai poi lo protesse molto a Montanelli, lo raccomandò spesso, come lui stesso ammise, e questi qui parlavano di perdere la guerra, ma tranquillamente, ma qui bisogna perdere, si può andare avanti così, ma parlavano in maniera pazzesca, così, davanti anche degli ufficiali italiani che erano lì. Quindi parlavano proprio di perdere la guerra, ma infatti la campagna di Grecia doveva essere 25 luglio anticipata,
che andò a monte grazie ai tedeschi, sennò, come dice lei, i greci sbarcavano in Puglia, tranquillo, tranquillo, questo è dimostrato. Però la cosa che qui veramente fa pensare, io, se lei pensa alla figura di Bottai, attenzione, Bottai durante la prima guerra mondiale era un abile ufficiale della fanteria, si mostrò un grande valore. Bottai, che fece il disfattista, ci sono le prove di questo fatto, quando poi dopo il 25 luglio lui scappò e si arruolò nella legione straniera, Bottai tirò fuori tutta la sua abilità di stratega e di, insomma, di comandante di battaglia o di compagnia, perché lui era mi pare un sottufficiale della legione straniera, e dimostrò questo grande animo di combattere. Infatti mi sono detto, peccato che quando era in Grecia non ne fece buon uso di questa sua qualità, invece l'incontrai. Quindi voglio dire, a questo punto è lecito dire che ci fu a tutti i costi una volontà di perdere quella guerra per abbattere un regime, non capendo, come dimostrò un suo discorso emblematico Benedetto Croce il 27 luglio o 24 luglio del 47 all'Assemblea Costituente, che disse: voi per far male al fascismo avete fatto male all'Italia. In sostanza, quei deficienti, quei coglioni, per dirti così, non capirono che perdendo quella guerra in quel modo non facevano male al fascismo, al regime in quanto tale, che poteva essere eliminato anche in un'altra maniera, ma fecero male all'Italia, certo, al paese, perché per me quella sconfitta la paghiamo ancora caramente adesso. Questo voglio dire. E io vorrei che chi ci ascolta pensasse a queste cose. Per esempio, il fatto che Mussolini l'hanno appeso a Piazza Loreto, peggio per lui, perché a un certo punto lui è stato responsabile di certe cose che faceva sempre lì, che le ignorava e perdonava, addirittura gli ammiragli che sabotavano come Brinovese, eccetera, però per gli altri lui niente, cioè non faceva fare una questione di inchiesta. Addirittura, guardi, quando fu assassinato suo figlio, motore, ci sono il quadrimotore, suo figlio Bruno, pare assinato, che fosse stato sabotato, no? Pare provò il nuovo quadrimotore Piaggio. Della Piaggio, pare che fosse stato sabotato, esattamente. Allora c'è una testimonianza, donna Rachele, che è una donna seria, non se ne raccontava, che tra l'altro donna Rachele adesso ha detto un'altra cosa gravissima che va contro Mussolini, se dopo gliela dico subito dopo questo fatto. Allora, dopo pochi giorni della morte di Bruno Mussolini, arrivò a Pilo Torlonio una lettera anonima indirizzata a donna Rachele per Mussolini, il quale diceva: guardate che vostro figlio non è morto perché è successo un incidente così, no, è morto perché è stato un sabotaggio. Allora che succede? Che allora Rachele corre infuriata, madre ferita chiaramente da questa lettera, va a Palazzo Venezia e gli porta la lettera anonima a Mussolini. Mussolini la guarda questa lettera, la legge, poi la prende, la straccia e dice: non sarà una commissione d'inchiesta che mi potrà ridare in vita mio figlio. Io dico solo una cosa: se fosse successo una cosa del genere a Roosevelt, Churchill, Stalin o Hitler, che un loro figlio fosse morto in quella maniera lì, le garantisco che avrebbe fatto una strage pur di trovare il colpevole. Detto questo, ritorniamo indietro un attimo, parlando sempre di donna Rachele Mussolini, guerra contro l'Etiopia. Ebbene, il telefono privato, ripeto privato, della votazione di Mussolini della Torlonia, era sotto controllo messo da Badoglio. Questa confessione gliela fece un funzionario della questura di Roma, un altro funzionario, a donna Rachele in gran segreto, pregando Rachele di non fare il suo nome. Ebbene, donna Rachele gli disse questa notizia a Mussolini, e Mussolini lo venne a sapere e non fece nulla. Tra l'altro, lei sa benissimo, quando Badoglio fu nominato, fu imposto a Mussolini come capo di stato maggiore dell'esercito, un senatore, di Livorno, adesso mi sfugge, ebbene, denunciò questo fatto, gli disse: io dei nostri generali ho una pessima stima, ma lei ha messo a capo stato maggiore il peggio che poteva mettere. Così disse questo senatore di Livorno, adesso mi sfugge il nome, che c'è anche un di Livorno, che era un avvocato tra l'altro, che era nato nel 1880, quindi era quasi coetaneo di Mussolini, e gli denunciò questo, e Mussolini niente. E infatti poi, come ho detto prima, i generali più bravi come Di Giulio, Grazioli, Caviglia e Maestrocchi furono tutti eliminati. Signor Croce, io capisco, io sono perfettamente d'accordo con lei che questo è un paese che ha la coscienza sporca. Per cercare di ricostruire una linea di condotta corretta, non sarebbe male, ma il problema è che non si può fare, ci vogliono troppi soldi. Io non li ho. Se
No, io non lascio, io non lascio nessun appello perché, lo so, perché, ma facciamo un appello, perché non ci credo, perché non ci credo. Diciamolo. Io non credo, ma no, beh, nel senso, diciamo, guardi, io non credo alla buona fede della gente, guardi, lo dico onestamente. Ma però diciamo lo stesso. Allora, guarda, io non credo alla buona fede della gente, guardi. Noi per cercare in qualche modo di dare un, anche perché non so quanto deve durare questa cosa, mi sono già le 7:20, giusto perché lei lo sappia, eh. Sono già le 7:20, no, perché lei lo sappia, eh. No, dopo noi c'è una esigenza proprio storica, deve essere questa, proprio da un punto di vista strettamente storico, ma rigorosamente, proprio rigorosamente storica. Io l'ho anche scritto varie volte, va bene? Bisognerebbe avere il coraggio morale, sicuramente, senza farsi mischiare in niente, proprio con freddezza assoluta, ricostruire storicamente la partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale, affrontando proprio energicamente le situazioni, gli errori fatti prima dal 35 in avanti. Le possibilità che c'erano potenziali e non sono state utilizzate, sì. Le occasioni prese e buttate via, quindi proprio allora, in questo caso allora noi avremo dei punti di riferimento indiscutibili, e allora le nuove generazioni, quelle cioè che verranno su nei prossimi 10 anni, sì. Perché per fare un lavoro come quello che dico io ci vogliono almeno 10 anni, va bene, io ne ho ormai 79, per cui non so se 10 anni ci sarò ancora o se avrò la testa, se non sarò rimbambito del tutto, va bene? Quindi non lo posso sapere, ma cioè bisognerebbe avere proprio la freddezza, la volontà di fare in maniera tale che le generazioni future abbiano un punto di riferimento indiscutibile. Guardi, io quando ho scritto il libro La guerra psicologica, sì, La guerra psicologica, che è uno dei primi che ho scritto, parentesi, ho ricordato che a Waterloo Napoleone aveva vinto, non aveva perduto, e fu tradito da un suo maresciallo che venne comprato con l'oro degli inglesi. Questo Grouchy, era il maresciallo, allora, se mi ricordo il nome, questo l'ho sentita, allora. L'ordine che aveva lui era quello di muovere in un certo modo. Io sono stato a Waterloo a vedere tutta la zona, quindi di uscire in un certo modo per ostacolare Blücher, che era il comandante delle forze prussiane alleate. Invece Grouchy tardò a muoversi, voi dite la colpa al maltempo, lasciamo andare, tardò a muoversi. Invece di fare un certo tipo di itinerario, ne fece uno più largo, in maniera che Blücher passò sotto, no? E quindi quando Napoleone stava per distruggere l'ultima parte degli inglesi, va bene, che erano ridotti malissimo, arrivarono i primi colpi di cannone e lui disse, Napoleone disse, Grouchy, e invece era Blücher. Ha capito? Quindi, allora, tant'è vero che Grouchy per i futuri 15 anni non poteva rientrare in Francia. Ho capito bene. Poi quando cambiò tornarono i re, cioè quelli che erano stati fatti fuori con la rivoluzione francese, tornarono perché Napoleone III cadde tutto il resto. Allora tornò e riebbe tutti i gradi, i beni e tutte le cose di... Ma qui io questo l'ho scritto all'inizio del libro della guerra psicologica. Non lo so. Lei può chiedere a Cipriano. Si può trovare questo libro qua, dottor Barroni? Non lo so. Comunque... Lei può chiedere a Cipriano. Ah, sì, c'è Cipriano. Perché la guerra psicologica è stato il primo libro che io ho scritto, di argomento serio, molto serio. Ci sono anche cose che riguardano la seconda guerra mondiale, eccetera. Ma è lo studio di come si fa a la gente e a condizionare la gente. Tramite l'informazione,
condizionare la gente. Immagino, sì, anche l'Italia, anche la Rai. Gli altri ne fecero buon uso nella seconda guerra mondiale, della guerra psicologica. La Rai, io ci sono stato per anni, quindi conosco. Anche la Rai l'ha fatto, sì, ma l'hai fatto dopo. I miei polli li conoscono, si preoccupa. Io però posso dire una cosa, che io in Rai non sono mai stato censurato, mai. Altro che se li conosce. Devo dire la verità. Che io in Rai non sono mai stato censurato, mai. Bene, complimenti. Questa, bene, questa bella io ringrazio notizia. Lei veramente. Senta, dottor Baroni, io la ringrazio perché di cose c'è sempre ancora da dire. Io ringrazio lei. No, ma io la ringrazio io perché veramente io credo di aver fatto sgradito a farla intervenire. Anzi, spero di trovare ancora modo di intervenire ancora se ripeterà qualche cosa ancora sotto mano da chiarire. Io mi auguro che alcuni studiosi, sentendo questa intervista, che io la farò girare a tutta, la manderò anche ai circoli culturali, eccetera, che possa veramente prendere i mastoni di petto e andare a indagare, come lei ha detto poc'anzi, per sfisciare le cose e sbattere in faccia la verità tale com'è, cioè tale com'è che deve essere detta, e non con le solite mistificazioni, le solite omissioni e il cambiamento della frittata, perché purtroppo la sconfitta seconda guerra mondiale, caro dottor Baroni, io credo che nessuna nazione al mondo, da quando l'uomo su questa terra ha fatto storia, ha perso così vergognosamente come abbiamo perso noi. Non solo, abbiamo avuto un re che all'incontrario di altri re di altre nazioni, i quali al massimo hanno tradito il proprio alleato, ma mai il proprio popolo, invece noi abbiamo avuto un re, che la Savoia, Vittorio Emanuele III, che hanno tradito anche il proprio popolo. Questo va detto. Basta vedere la vergogna con come arrestare Mussolini, con l'ipocrisia, nascosto dietro la colonna e i carabinieri si apprega che si accomodi un'ambulanza. Cioè, e poi non solo, la regina Elena di Montenegro, che per me è stata la vera e unica regina d'Italia, non Italia ma Montenegro, slava, disse che quell'atto avrebbe di Casa Savoia, e così fu, e fu molto irata. Mi faccia dire una cosa in conclusione, molto breve. Io ringrazio lei dell'ospitalità. Mi scuso, prego. Se non sono stato sufficientemente chiaro, esplicito, eccetera. Ci sarebbero ancora tante cose da dire. Se mai sarà possibile rifare una cosa fra qualche mese, dovremmo prepararla meglio prima, cioè scegliere magari quei due o tre argomenti e stare su quelli, in maniera tale che almeno hanno una logica. Comunque, utilizziamo questo che abbiamo fatto come un sasso buttato in piccionaia. Vediamo, tutto qua. Va bene. La ringrazio molto e molti complimenti. I suoi sforzi, infatti, bravo, e complimenti giusto, per chi avrà pazienza di ascoltare. Anch'io la ringrazio molto. Per i suoi sforzi, no. E complimenti per chi avrà pazienza di ascoltare. Ma certamente, no, ma vede, dottor Baroni, noi abbiamo dovuto fare questa intervista, che non si poteva condensare pochi minuti, impossibile, perché noi abbiamo dato, grazie a lei, abbiamo dato un quadro chiaro della situazione. Poi dopo certamente si andrà nel particolare e si ragionerà su tre punti fondamentali che faremo più avanti, sicuramente lo faremo, questo è fuori di dubbio. Io per intanto la ringrazio di cuore di essere intervenuto, di aver partecipato, e le auguro una buona serata e a sentirci alla prossima volta, ma sperando appunto di dire delle cose più inedite e interessanti di tante che abbiamo sfornato oggi, perché oggi abbiamo sfornato tante notizie che poi certamente avranno anche approfondito alcune di queste, e sperando che, ripeto, che altri studiosi da questa intervista possano prendere tutto per andare anche a lei tante cose che lei prima ha perfettamente